Ciao ragazzi, buongiorno, buon giovedì 21 marzo, primavera iniziata alla grande, molto molto in anticipo ragazzi, ormai le massime qua sono 20-21 gradi, 19 gradi, bellissime giornate a Milano, spero anche nelle vostre città. Ragazzi, ieri sera mi sono gustato proprio al 1000 per 1000 la diretta di Lotto per Vincere Pro Massimiliano e salvo tutti e due che li saluto ancora, un grande abbraccio ancora, un grande complimento. Bellissima diretta ragazzi, più di 1300 persone in linea, pazzesco, se ne vedono poche di dirette su web, su YouTube con tante persone che seguono la diretta. Complimenti veramente, perché a parte che è stata una bellissima diretta, intrattenimento, chiacchiere, risate, cioè veramente complimenti veramente a Salvo e a Max Massimiliano, veramente bravi ragazzi, bravi, complimenti, ma ve lo meritate, d'altronde avete una grande esperienza e quindi complimenti a Massimiliano, ha raggiunto i 10.000 iscritti. Io sono arrivato a 7.250. Massimiliano, ti sto per raggiungere, eh? Quasi quasi arrivo, ne mancano solo 2.750. Vabbè, dai, ci arriverò. Comunque, di me, anche il mio canale sta crescendo di giorno in giorno, quindi non posso dire nulla perché 3 giorni fa, me lo segno sul calendario, ne avevo 7.160. Adesso ne ho 7.250, quindi 90 iscritti in 3 giorni, secondo me è un ottimo risultato. E di questo devo ringraziare anche l'amico Salvo, Salvo Badessa, che anche lui comunque sta spendendo delle bellissime parole a mio favore, modestamente parlando strameritate, scusate se sono modesto, e quindi lo ringrazio anche a Salvo. Ragazzi, ho visto la previsione di Salvo e Massimiliano, bellissima previsione, ma io sono qua per darvi un grande consiglio. Innanzitutto vi devo anticipare che ieri sera Salvatore da Cremona mi ha scritto un messaggio dicendo, in realtà mi ha mandato un video che però non riesco a pubblicare, però mi ha detto, occhio, ha detto Salvatore da Cremona, al 90 imminente a Napoli. Così mi ha detto Salvatore da Cremona e così vi dico a voi. Salvatore vede molto molto imminente in queste tre estrazioni il 90 a Napoli, vediamo cosa succederà. Per quanto riguarda la previsione di Gianni, ragazzi, non confondete Gianchi, il mio amico Gianchi, il grande Gianchi, con Gianni. Gianni e Giovanni sarebbe l'otto Gianni, si è voluto far chiamare. Ha una previsione bellissima che converge anche con la mia, col mio 22,52 a Cagliari, quindi quella lì si continua tranquillamente, ok? Si continua tranquillamente. Gli è uscito un ambetto su tutte, ma l'ambetto su tutte non viene considerato, quindi andiamo avanti anche con la previsione di Gianni. Ultima cosa per quanto mi riguarda, state attenti in particolar modo alla mia previsione di Cagliari, che anch'io nel mio canale voglio dire la stessa cosa che ha detto Salvo ieri nel canale di Massimiliano e Salvo nel suo canale. Occhio alla mia previsione con Cagliari, 22 fortissimo, il 22 a Cagliari fortissimo come ambata e seconda e quarta posizione, ambata determinata. Occhio al 22-26, 22-52, praticamente una terzina. Ma Salvo su Cagliari ha 22-71. Quindi cosa abbiamo detto con Salvo? Cazzarola, così si fanno i tenere quaterne. Provate ragazzi, provateci a unire le due previsioni, visto che c'è il 22 in comune. Quindi a Cagliari fare il lambo di Salvo 22-71, fare la mia previsione 22-26-52 con i tre ambi a girare, mi raccomando, una terzina forma tre ambi a girare, quindi 22-26, 22-52, 26-52, che tra l'altro è uscito lambo secco sulla gemella a Torino, e poi fate una bella riunita, mi raccomando, eh? Mi raccomando, una bella quartina a Cagliari. Poi Salvo gli ha consigliato anche di aggiungere 74-75, che di statistica a marzo dovrebbe sortire sulla ruota di Cagliari. Vedete un po' quello che potete combinare. Ultima cosa e poi vi lascio. Sulla ruota di Milano noi stiamo portando avanti una previsione bellissima, non si è sfaldata. A Milano noi abbiamo un bellissimo 31, che ragazzi guardate, è ruota unica, il 31 a Milano è un numero fortissimo, prima e quarta posizione, il 31 lambo fortissimo, 31-37, ambo in cadenza, scusate, ambo in decina, 31-37, ambo in decina a Milano fortissimo, con 87-90, è una quartina a Milano, guardate la previsione dei miei aggiornamenti di ieri mattina, volevo solamente sottolinearvi questo. Ma un'ultimissima cosa, e poi veramente non vi voglio intortare di numeri perché già di carne sul fuoco ne abbiamo abbastanza. A Torino il numeretto 3, che è sparito, il numeretto 3 a Torino, occhio col suo
abbinamento in figura uguale, quindi figura 3, e sarebbe 3,6666. Mi raccomando, 3,66, ma c'è anche un 15 per la terzina a Torino, ruota unica. Qua parliamo sempre di ruota unica, ragazzi, eh? Non c'è due ruote più nazionale tutte, no. Torino, occhio al 3,15,66. Occhio. Detto ciò, non vi voglio più intortare di numeri perché non ci state più capendo un cazzo cosa fare con le schedine. Va bene, ragazzi, io vi abbraccio. Saluto il mio amico Lotto Junkie, grande Junkie. Quest'estate, se vengo giù, ci vediamo, preparati. E l'amica Marilena Crepaldi, bellissima coppia di previsionisti. E naturalmente Papi Junkie e lo zio. E poi salvo Massimiliano e anche Marcus, che non ci caghiamo mai, ma non è vero che non ci caghiamo, attenzione, Marcus e io virtualmente ci conosciamo, ci siamo messaggiati poche volte, ma ci stimiamo a vicenda, questo lo so per certo. Quindi un abbraccio a tutti e tutti quelli che conosco, perché di previsionisti ce ne sono tantissimi, ma il problema è che sulle dita di una mano si contano quelli professionali, professionisti, leali, onesti e sinceri, che non vi prendono per il culo. C'è tanta melma sul web, tanta di quella melma è merda anche sul web. Quindi fate le vostre scelte e poi disiscrivetevi anche voi, come dice Salvo, da alcuni canali farlocchi, perché non stanno facendo un cazzo e sono fermi lì. Sono fermi lì. Gli iscritti sono fermi lì. Chissà come mai, un motivo ci sarà. Vi voglio bene, un abbraccio e buona fortuna a tutti per stasera. Ciao!